Non guardare tutorial di mixaggio. Ti spiego subito il perché, ma prima ti direi di iscriverti al canale e di cliccare sulla campanellina per rimanere sempre aggiornato. No, lo dico subito, non è uno di quei classici video come quelli che arrivano su Facebook nel quale ti invitano a cancellarti da Facebook, magari sponsorizzandoli su Facebook. Ecco, no, è un video che ha un suo senso e tra l'altro ha una genesi piuttosto buffa che racconto volentieri. Ero in studio a star dietro alle sale prove la sera e stavo guardando un tutorial di mixaggio. A un certo punto c'era qualcosa che non mi convinceva su un disco a cui stavo concludendo e appunto, poi comunque per passare il tempo avevo YouTube aperto. Nel mentre esce mio amico Alessandro, che è quello con cui ho mixato il brano che state ascoltando in sottofondo, che mi fa: "Ah, guarda, ho appena spiegato ai ragazzi del corso di non guardare i tutorial di mixaggio su YouTube." E ho detto: "Ah, bene, no, ma sai, per te è diverso, insomma, c'hai un po' di esperienza, non è, insomma, non sei nella stessa fase loro." Ho detto: "No, però in effetti è interessante come discorso, insomma, mi sono un po' vergognato di essere lì beccato a fare quello che stavo facendo." Poi il giorno dopo mi metto sul brano e puntualmente non mi ricordo quasi niente di quello che avevo visto la sera prima, se non qualche piccolo consiglio che poi ho provato a mettere in pratica. Nel mentre scopro però un altro video su YouTube, che alla fine YouTube lo frequento anche per capire un po' cosa fare su questo canale, che invece recita proprio: non guardare tutorial di mixaggio. Ora, il link lo metto in descrizione perché non c'è bisogno che ripeta le parole di questo produttore. Su questo canale ho un approccio più filosofico, se vogliamo, che tecnico. Di tutorial veri e propri non ce ne sono, però mi piace soprattutto considerare che l'approccio fa la differenza e questo, se vogliamo, è un motivo zero che fa da premessa per tutti gli altri. In particolar modo per quanto riguarda il mixaggio, ci sono degli altri motivi più specifici per cui sarebbe bene non guardarne. Intanto, le fasi della produzione sono 5, se vogliamo, argomenti di cui riprenderemo in maniera più specifica nel dettaglio. Comunque, le fasi della produzione sono 5: la composizione, l'arrangiamento barra produzione, di cui si potrebbe aprire un mondo a parte, l'editing, il mixaggio e il mastering. Quindi, intanto, il mixaggio è una delle parti che compongono l'intero processo produttivo, non è la più importante e soprattutto è qualcosa che avviene in una fase successiva. Intanto bisognerebbe imparare a capire come creare una buona canzone, come mettere in pratica le proprie idee, come lavorarci sulle idee prima di affrontare l'argomento del mixaggio. Lo capisco qual è il problema alla base. Il disco suona non come vorrei. Ok, ma non necessariamente il problema è nel mixaggio, non necessariamente un buon mixaggio risolve questi problemi. Importante è capire un po' quelli che sono i meccanismi della produzione per poi entrare nel merito del mixaggio. Non solo non è sufficiente imparare a mixare un brano, ma se vogliamo non è neanche necessario. Non tutti i produttori sono anche bravi ingegneri del suono. Anzi, molto spesso i produttori di musica elettronica, ma anche degli altri generi, si rivolgono a degli studi o a degli ingegneri del suono. Quindi potrebbe essere una scelta più intelligente quella di dedicarsi alla creazione, alla composizione, all'arrangiamento e poi rivolgersi a qualcun altro, sia in termini di struttura, che magari puoi andare in degli spazi che sono trattati adeguatamente con delle apparecchiature che te non hai a disposizione nel tuo home studio, ma anche, come nel caso di Alessandro, il mio amico, avere accanto un tecnico specializzato può consentire alla tua idea di evolversi al meglio possibile. È una scelta, è una strada possibile, però ecco, non ti far frenare dal fatto che il mixaggio sia uno scoglio insormontabile che impedisce alle tue idee di prendere corpo.
corpo. Bisogna vedere qual è la tua attitudine. Se ti piace lavorare su un brano dall'inizio alla fine, vuoi imparare tutte le fasi produttive, è un conto, allora sicuramente arriverà il momento in cui ti dovrai confrontare con il mixaggio, ma non necessariamente è la strada adatta per te. Molto probabilmente il modo per imparare a mixare, più che stare a guardare e fare continuamente immagazzinare nuove informazioni, è quello di mettersi a mixare i propri brani, capire cosa funziona e cosa no, e vedrai che nel corso di mix dopo mix le tue attitudini e le tue capacità miglioreranno. Oppure confrontarsi con altri che fanno questo lavoro, fare corsi di mixaggio negli studi dove puoi imparare la metodologia grazie a qualcuno che già fa questo mestiere, oppure andare negli studi e vedere come lavorano su un brano, magari con le idee di altri, e come portano a conclusione questo processo. Questi credo siano metodi molto più efficaci per imparare a mixare che guardare i corsi su YouTube e magari farsi gli abbonamenti e spendere soldi qua. Nel senso, ovviamente se trovi una persona che ti piace quello che ti comunica, ben venga. Però credo che anche frequentare gli studi o comunque i produttori con cui puoi entrare in contatto sia un modo molto efficace per fare esperienza e migliorare le proprie qualità. C'è anche poi una questione tecnica, che molto spesso quelli cosiddetti guru del suono cercano di farti sentire in qualche modo inferiore perché non hai a disposizione la stanza migliore del mondo, le attrezzature sempre più nuove, il super computer, eccetera, e sembra che sia solo tramite loro che tu riesca a creare qualcosa di buono e a fare un buon mix. Anche dal punto di vista economico bisogna vedere, soprattutto a partire da come sei, se conviene investire qualche soldo nella tua attrezzatura che puoi maneggiare tutti i giorni, oppure andando a mixare i tuoi brani fuori, magari mandando le parti anche a qualcuno trovato online che fa dei lavori che ti piacciono, quindi gli mandi i suoi file wave e vedi anche come un tecnico esterno chissà dove nel mondo lavora il suono dei tuoi brani e delle tue tracce. Indubbiamente il mixaggio è una fase fondamentale, ma come sono tutte le altre fasi del processo produttivo, quindi cercherei di ampliare la consapevolezza dei processi il più possibile per poi capire veramente in prima persona dove sta il problema, piuttosto che andare a pescare consigli qua e là, magari provare qualcosa anche di utile, ma che non necessariamente riesce a risolvere quelli che sono i problemi di suono dei tuoi lavori. Presto riprenderemo tutte le varie fasi della produzione di un brano e entreremo un po' nel dettaglio, un pochino più nello specifico, anche con dei video un po' più aggiornati rispetto a quelli che già ci sono. Nel frattempo, fammi sapere cosa ne pensi e continua a seguirmi qui su Essere DJ Oggi.